Bella ragazzi, buongiorno! Buongiorno e buon venerdì a tutti! Oggi è venerdì, venerdì caldo, torrido, infernale, infernale, diavolo, infernale, volevo fare una similitudine così, non so neanche se mi è venuta bene, però caldo, caldo, caldo veramente infernale, come dovrebbe essere anche il calciomercato, come sarà il calciomercato del Milan? Un calciomercato caldo, eh? Caldo, torrido, si spera un bel calciomercato. Ma prima di cominciare, come sempre, mettete in pausa il video, lasciatemi tipo così, ok? Iscrizione al canale per chi ancora non l'ha fatto, perché fidati, è gratis. Quando clicchi non ti vengono debitate 500 euro dalla carta di credito, no? 1200. Non ti viene debitato nulla, nulla, è gratis, però sostieni il canale YouTube ACM Style e mi sostenete anche con i pollicioni, ragazzi. Mi sostenete con i pollicioni, quindi pollicioni, iscrizione e tanti bei commenti. Partiamo subito parlando della felicità dei tifosi rossoneri. Perché? La felicità dei tifosi rossoneri sta nel fatto che c'è un'eterna insoddisfazione, una costante e continua eterna insoddisfazione per tutto quello che succede. Ormai, a prescindere, è cardinale out e mercato di merda. Ok? Ve lo dico in parole molto semplici e molto povere. Non ci stiamo rinforzando, anzi, non miglioreremo la squadra. Sarà sicuramente un peggiorativo e ci si piange addosso e si continua a piangere. Allora, sul discorso cardinale, sapete che io sono abbastanza d'accordo sul fatto che è quello che è uno speculatore. Cardinale è un fondo, è il proprietario del fondo Redbird che specula sul calcio. Inutile continuare a ripeterlo, lo sapete. Ormai questo abbiamo, ragazzi. Non è che voi andate dal vostro titolare dell'azienda perché vi sta sulle balle e gli dite: Giovannino, out, mi stai sulle balle, noi vogliamo un altro proprietario. No, perché quello è quello vi tenete. Bene, anche per il calcio è la stessa cosa. Lui ha comprato il Milan è suo e ci fa quello che vuole. Noi tifosi possiamo incazzarci, giustamente, perché noi contribuiamo all'azienda, ok? Come quando lavorate, voi contribuite comunque all'azienda col vostro lavoro. Noi contribuiamo col merchandising, con i biglietti dello stadio, con tutto quello che volete, e comunque una buona fetta di ricavo lo fanno noi, perché i 9 milioni di euro che hanno fatto ogni partita di Champions League li abbiamo pagati noi tifosi, non li hanno pagati loro, e loro se li sono messi in tasca, ok? Lascia parte le tasse e cose varie. Quindi è giusto pretendere. Ma noi cosa possiamo pretendere? Noi non possiamo pretendere, cioè non ci deve neanche interessare chi comanda cosa fanno, gli intrallazzi che fanno, le sponsorizzazioni. A noi interessa che ci fanno una squadra, come Dio comanda, che sia competitiva, ok? A noi interessa essenzialmente quello, non ci interessa quello che sta burocraticamente dietro, economicamente dietro. Non ci frega nulla di quello. Quindi, discorso proprietario, quello che è, a noi interessa che facciano una bella squadra. L'arrivo di Loftus-Cheek, secondo me, è un arrivo importante, che potrebbe veramente aiutare lì in mediana, ok? Qualcuno mi ha detto, no, perché io ho parlato delle dimensioni statuarie di Loftus-Cheek, qualcuno mi ha detto, guarda che Tonali è un 85-80 kg. 2,06 Tonali. Tonali è 1,80 per 80 kg. Loftus-Cheek 1,91 per 85 kg. E vi assicuro che a quel livello lì la massa magra, 5 kg per altezza, fa una grossa differenza. Ma non sto dicendo che Tonali, meno male che l'abbiamo venduto e meno male che è arrivato Loftus-Cheek. No, mi girano le balle che è venuto Tonali. Ma meno male che è arrivato un giocatore come Loftus-Cheek e non l'ennesima scommessa o l'ennesima ciofeca o l'ennesimo anziano. E di quello sono contento. Loftus-Cheek ha un'esperienza incredibile in Premier League, ha vinto anche una Champions League, se non sbaglio due, boh, non mi ricordo. Comunque è una grossa esperienza, esperienza internazionale. Loftus-Cheek è un gran bel giocatore. Poi chi vivrà vedrà, lo vedremo poi sul campo, ma è ovvio, come tutti i giocatori presi finora, perché l'Origi e il CDK, nessuno poteva sapere che erano due piombi, nessuno poteva sapere che erano due cessi a pedali, lo sappiamo anche noi, però purtroppo succede. Ma di solito chi arriva dalla Premier normalmente è un buon giocatore, a parte Origi, a parte Origi, a parte Origi, che però un pochino si poteva intuire perché Loftus-Cheek comunque l'abbiamo pagato 21,5. Origi era gratis e io ho sempre detto, signori, normalmente, tranne rari casi eccezionali, quando si libera un giocatore a zero e non si fa neanche una proposta di rinnovo, quando è un Origi che praticamente non gioca più, eccetera, eccetera, c'è sempre un motivo, c'è sempre un motivo. Non sempre, ripeto, perché molto spesso vedi Kamada non adesso ne parliamo, Kamada non ha rinnovato per altri motivi, ma Kamada è un buon giocatore, un ottimo giocatore, per carità, per carità. Però lamentarsi e dire non faremo il salto di qualità, ma che ne sapete? Il mercato inizia dopodomani,
ma che ne sapete che non facciamo il salto di qualità? Ma basta lamentarvi. Io poi vedo anche colleghi youtuber che come gira il vento girano anche loro, come gira il vento girano anche loro. Un'idea, una costanza ce l'avete? Cioè una vostra idea personale? Oppure c'è quello, ci sono quelli che continuano semplicemente a dire cardinale out, cardinale out, cardinale out. Aspettiamo, ok, aspettiamo fine agosto, vediamo che squadra hanno montato ad arte, vediamo come sono questi giocatori e poi potremo parlare del fatto o meno che questo proprietario ci ha preso per l'ennesima volta per il culo, oppure semplicemente invece ha fatto un buon lavoro per i suoi interessi, ma comunque ha fatto un buon lavoro, ok? Però come poter dire? Come se voi andate da un concessionario, vedete una macchina, una fuoriserie, e senza provarla, senza salire sopra, ok, ma questa è una macchina di merda, questa qui, figurati, fa schifo, l'accelerazione farà pena, ma figurati, non andrà neanche a 200 all'ora, manco l'avete provata. Voi, noi, possiamo giudicare quando vediamo la circostanza in atto, ok? Quando vedete un giocatore giocare, quando provate una macchina, quando fate qualcosa, potete giudicare quella cosa. Ma prima no. È chiaro che poi la lamentela entra nel circolo vizioso di tutti quanti, perché diventate un po' tutti un po' piangina. Ripeto, sono d'accordo con voi per il cardinale che non è un vero proprietario, che è semplicemente uno speculatore. Ma questo è, e questo dobbiamo tenerci per adesso. Poi magari quando lo venderà, ci venderà degli arabi, fra 3-4 anni, che hanno voglia di spendere e espandere. Ma io ho paura che il calcio italiano purtroppo sia, il calcio in generale sia indirizzato verso quella linea. Come parlavo ieri sera con Luca in live, eravamo d'accordo sul fatto che piano piano questi arabi cominceranno a prendere sempre più giocatori giovani, sempre più giocatori forti, e fra un po' il calcio famoso non sarà quello europeo, ma sarà quello del Nord Africa, Sembra una battuta, ma secondo me rischiamo veramente di arrivarci, perché questi offrono delle cifre mostruose. Hanno offerto 8 milioni a Messias. 8 milioni a Messias si hanno offerto. 8 milioni all'anno. Ma chi li offrirebbe nel mondo 8 milioni di euro a Messias? Chi li offrirebbe nel mondo? Nessuno. Quindi questi fanno il bello, fanno e faranno il bello e cattivo tempo. Questi soldi li producono come l'erba che ho qui davanti a me adesso. Continuano a produrre soldi, non gli interessa, non hanno problemi. E quindi hanno falsato tutto questo, hanno e falseranno tutto quello che è l'impronta economica sul mercato, sui calciatori, rovineranno il calcio. Questo è un problema, diventerà un problema se nessuno mette un freno. Se qualcuno mette un freno, ok, ma dubito, perché se qua sono capaci anche di ungere ai piani un pochino più alti, hanno un potere economico strepitoso. E il potere, come diceva qualcuno, il famoso, chi è più vecchio che mi segue capirà di che è la frase, il potere logora chi non ce l'ha. Punto. Discorso Kamada. Discorso Kamada, c'è un po' un blocco. C'è un blocco perché c'è un po' di burocrazia ferma da parte dei procuratori e degli agenti. Hanno un po' di problemi, si stanno andando un po' lungo quei tempi. Poi Kamada è quello che chiuderebbe il secondo slot disponibile. Quindi c'è un po' una diatriba anche su chi sceglie per il secondo slot, fra Kamada, Chukwueze. Sono un po' fermi secondo me anche dalla parte del Milan, perché stanno cercando di capire chi dovrà occupare quel secondo slot, e quindi la scelta deve essere molto oculata. Attenzione, quindi Kamada è bloccato, ma intanto si inserisce il furbone di Mourinho, che gli interessa ovviamente Kamada. Si inserisce il furbone che annusa l'affare a zero e vorrebbe provare a portarlo via. Non lo so, speriamo non sia l'ennesimo colpo che ci soffiano, però ci ripeto, c'è anche da fare questa riflessione su chi inserire come secondo slot extracomunitario, ed è complicato, secondo me non è facile. Discorso diverso invece per Musa, perché Musa, diversamente da qualcuno che ha sbagliato erroneamente e ha detto che è extracomunitario, non lo è comunitario perché lui fino a 10 anni ha vissuto in Italia, quindi ha passaporto italiano, passaporto statunitense, e anche un altro che non mi sovviene. Quindi Musa è molto vicino al Milan. Musa ha detto sì al Milan, come Reiners, quello della Zeta Alkmaar, ha detto sì al Milan, anche Musa ha detto sì al Milan, quindi sono due trattative che andranno poi concluse. Le concluderemo? Io sono fiducioso. Ragazzi, Loftus-Cheek, Musa e Reiners, comunque, secondo me, poi venitemi a dire che non è un alzamento di livello, perché lì mi sorprenderei, ragazzi.
vi lamentavate che non avevamo un giocatore esperienza, Loftus-Cheek esperienza ne ha da vendere, che okay, ne ha da vendere, è un giocatore esperienza che verrà affiancato ovviamente a giocatori giovani. Quindi il Milan è in pressing su Yunus Musa del Valencia, si parte comunque da una valutazione di circa 25 milioni di euro, ma attenzione, qui c'è un particolare molto importante. Uno, il club spagnolo sarebbe disposto a venderlo anche a prezzo molto più basso se il Milan includerà una clausola sulla rivendita abbastanza importante. Due, dato più importante, il Valencia ha necessità di vendere perché è in grossa crisi finanziaria e quindi si potrebbe trovare l'intesa intorno anche ai 18-20 milioni di euro. Penso che sia un ottimo prezzo per un giocatore come Musa, anche se i giornali spagnoli, anche se alcuni giornalisti che ho sentito spagnoli dicono che Musa ha una prestazione un pochino altalenante e ha fatto molto meglio in nazionale statunitense che in Spagna. Pensate che in Spagna il periodo migliore che ha fatto, indovinate con chi è? Coringhio Gattuso. Ha reso al meglio Musa Coringhio Gattuso. Quindi una scommessa non lo è, perché è un giocatore ormai considerabile di esperienza. Chiaro che andrà valutato. Sono 20 Musa, 20 Loftus-Cheek, 20 quello della ZA Alkmaar. Di base sono già 60 milioni. Poi sono i 20 di Pulisic, 80 milioni. Onestamente credo fermamente che il Milan si stia finanziando il mercato con la vendita di Tonali. Ma credo aggiunga qualcos'altro, perché non è che si può fermare a questi tre ragazzi. C'è da fare mercato anche la punta? Ce la stiamo dimenticando? È la punta da prendere. C'è la punta da prendere. E poi ci sono altri lavori come il terzino sinistro, il vice Teo, perché Baloture non è assolutamente una garanzia. Qualcosa in più comunque c'è da fare, ci sono diversi lavori da fare ancora, quindi secondo me non basteranno questi pochi innesti. Fatemi sapere cosa ne pensate, intanto vi auguro buona giornata, sempre comunque forza Milan. Forse alle 17, se riesce, mi farà un video Gabri, quindi vedrete anche oggi un pochino Gabriele. Intanto vi auguro buona giornata, sempre comunque forza Milan, noi ci sentiamo o più tardi o domani e addio!